Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bene, affrontiamo vari argomenti. Intanto la conferenza programmatica nazionale del 7-9 novembre a Roma e soprattutto quali saranno le proposte da discutere in particolare. Parleremo di territorio, parleremo di welfare, parleremo di lavoro, parleremo di riforma fiscale, parleremo di rappresentanza. Quindi temi direi particolarmente importanti di stretta attualità. E Che è quali sono, capitata neanche a farla apposta con la legge di stabilità. quali sono le proposte però concrete che si porteranno Beh, non, avanti? noi chiederemo poche cose ma esigibili, a partire da una riforma fiscale vera, a partire che così com'è la tassa sugli immobili che vogliono mettere è peggiore dell'IMU, perché la pagheranno anche coloro che sono affittuari al 20%. Infatti a me viene da ridere perché qua insomma mi sembra che solo chiacchiere stanno facendo e basta, perché qua sembra che ci fanno credere che, insomma, che ci arriveranno questi benefici, poi in realtà mi sembra che qua paghiamo più di quello che pagavamo prima, lei non crede? No, è proprio così, non è che devo credere, è negli atti, quindi è qualcosa che tocchiamo con mano. Quindi non è un problema di credere o non credere, è qualcosa che c'è nei fatti. E quindi come Quindi possiamo fare diciamo per che convincere questi signori a cambiare un po' registro? noi abbiamo chiesto ai capogruppo di Camera e Senato di incontrarli, gli stiamo portando un documento reale con conti reali e dati reali, che così com'è questa legge di stabilità creerà maggiore povertà. E Legge voglio fare di un esempio che instabilità, instabilità, no? Beh, allora legge di Io la instabilità, chiamerei così, eh. Io la chiamerei la così. crisi la potremmo chiamare triste, la nuova tassa sulla casa, ma la cosa peggiore di tutto questo è che questi hanno deciso di dare la liquidazione agli statali a rate, cioè i miei soldi li gestisce lo Stato, allora non siamo più in uno Stato democratico, non siamo più in uno Stato libero, ma siamo in uno Stato dove gestisci i nostri soldi, allora questo potrebbe essere uno Stato dove c'è in questo momento potrebbe esserci il comunismo o il fascismo di una volta. Questa Certo. Eh beh. è la situazione, siamo molto preoccupati di questa cosa. Certo. E per quanto riguarda l'Italia e Fiumicino, vogliamo anche affrontare questo tema, perché qui parliamo della vicenda all'Italia, che sappiamo ha sollevato un polverone non indifferente, c'è anche il rischio occupazionale per Io Fiumicino. all'Italia credo che sia un problema molto grande, e finché non sappiamo bene quali sono i piani industriali, siamo preoccupati per quella che è l'occupazione di questa azienda e siamo preoccupati che se sarà il Franza a prenderla e viene fuori che vuole rendere gli aeroporti italiani degli hub giusto per portare passeggeri in Francia, avremmo molta disoccupazione anche negli aeroporti. E Fiumicino è uno di questi. Quindi abbiamo gli occhi aperti, siamo molto attenti a capire che cosa avviene da adesso al 15 novembre. E poi vogliamo parlare anche della sanità regionale, che insomma anche lì è un settore dove Ma insomma. quella è una barzelletta, purtroppo, Ecco, ha detto bene ne una parliamo in barzelletta. continuazione della sanità del Lazio. Questa è chiunque, qualsiasi governatore ci è andato, partendo da il mio amico Storace, passando a Marrazzo, poi la Polverini, oggi Zingaretti, governatori che non sono stati nelle condizioni vere di poter gestire la sanità. Io credo non che non hanno voluto gestire la sanità, che non sono stati nelle condizioni di gestirla. Non hanno potuto, Perché diciamo, poi ecco. quando parlo della Polverini perché è quella che conosco di più, ma a me risulta che anche altri lo hanno fatto, quindi non sto facendo campanilismo. Quando si è cercato di fare qualcosa che riducesse i costi tra TAR, ricorsi, controricorsi e via dicendo, e si è andato sempre peggio. Ora bisognerebbe invece avere il coraggio di lasciar fare ai governatori e di non mettergli tutta una serie di paletti che poi non gli consentono di fare. Faranno bene, faranno male, almeno li lasciamo di fare.
Eh sì, insomma, qua bisognerebbe un po' cercare di proporre appunto persone che siano all'altezza, io mi riferisco chiaramente alla regione, che possano mettere mano laddove ci sono queste problematiche di bilancio, di ottimizzazione poi delle risorse, però alla fine non è che ci vuole la scienza, eh? Cioè non è che No, ci lei ha vuole. usato un termine corretto, ottimizzazione delle risorse. Ecco. Credo che si può fare, ma non glielo lasciamo fare, questo è il problema. Perché poi siamo in un mondo, in una nazione dove quando si tenta di fare qualcosa di utile qualcun altro non lo lascia fare, questo è peggio. E noi questo lo dobbiamo impedire però, se no. Lo so, ma oltre a denunciare le cose, oltre a stare in prima linea, che cosa possiamo fare? Però vede, per esempio, quello che hanno fatto queste persone che hanno manifestato fino davanti sotto le tende, a oltranza, e questi ci ritornano sicuramente se le cose non miglioreranno. E qui bisogna fare così, cioè c'è poco da fare, qui le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a Lo zero, so, bisogna vediamo cosa agire, succede. bisogna agire perché Sono d'accordo con lei, pienamente d'accordo con lei. altrimenti c'è, cioè, la gente un po', io esprimo un po' il malumore del cittadino comune, No, no, noi ma è così, non ha assolutamente torto. sì, infatti, ecco, voi anzi come associazione sindacale forse siete quelli che un po' si distinguono. Io ho più volte dichiarato che insomma i sindacati sono stati molto lontani dai lavoratori ultimamente, molto lontani, e quindi Purtroppo il sindacato ha dimenticato il motivo per cui è nato, difendere i bravissimo, lavoratori. difendere i lavoratori. Questo è stato completamente trascurato. Ecco Beh, io perché. non ho problemi a dirlo, bisogna E che questo pure i le fa miei colleghi onore, di CGIL e CISL-UIL. e questo le fa onore, perché io più volte l'ho dichiarato, ma sono gli ascoltatori che ci chiamano, che ci esprimono sì, Ma questa gli ascoltatori sfiducia. esprimono quello che sentono, quindi è normale che avvenga questo. E quindi è chiaro che poi alla fine chi vuole. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci rappresenti, perché altrimenti certo diventa difficile poi controbattere appunto situazioni come quelle che stiamo vivendo giornalmente per quanto riguarda la nostra città. Purtroppo è così. Però delle volte troviamo come un muro di gomma, ecco, questo è quello che Beh, da succede. parte nostra no, io quello che penso lo dico, quindi questi problemi non me li pongo. Ah, questo infatti è importante, perché poi alla fine è il dibattito quello che ci interessa, e quindi questi sono argomenti scottanti, quello che abbiamo detto, il lavoro Pienamente d'accordo. e non solo il lavoro, la sanità che sta rischiando di diventare privata, perché si sta portando la sanità pubblica a privatizzarla, perché ormai un ticket costa quanto. Ma la sanità è ormai privata, può sembrare pubblica, ma non lo è, Ma non è, ma di pubblico non c'è di niente ormai. pubblico è solo quello che il cittadino paga per sanare i buchi della sanità. Esatto. Quello è pubblico. E comunque, insomma, noi allora a questo punto ci aggiorniamo a questa conferenza programmatica nazionale che ci sarà dal 7-9 novembre a Roma, e poi faremo il punto della situazione. Va bene, la D'accordo? ringrazio.